Grazie, grazie. Si chiama Virgo Fidelis e la ricorrenza della patrona dell'arma dei carabinieri celebrata a Pesaro nella giornata di ieri. La ricorrenza era stata fissata nel 1949 da Papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui la cristianità celebra la presentazione di Maria Vergine al Tempio. Nella medesima occasione, i carabinieri ricordano anche il 77° anniversario della battaglia di Kulqualber, aspramente combattuta in Abissinia, l'attuale Etiopia, dal 6 agosto al 21 novembre del 1941. Fra soldati italiani e britannici ben più numerosi. In particolare si distinse il primo gruppo mobilitato dei carabinieri, rinnovarono sino all'ultimo i propri travolgenti contrattacchi all'arma bianca, immolandosi quasi al completo. Il valore dimostrato fu tale che gli avversari tributarono l'onore delle armi ai pochi sopravvissuti. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali per il comportamento tenuto dall'intero reparto, alla bandiera all'arma dei carabinieri fu concessa la seconda medaglia d'oro al valor militare. Momento anche per rievocare alcuni fatti d'arma, quale, come già detto, la battaglia di Kulqualber, e oltre a questo anche per noi è la giornata dell'orfano. Ed è un momento anche di solidarietà per ricordare i nostri caduti e le vittime del dovere in generale. Durante la funzione religiosa officiata dal Monsignor Piero Coccia erano presenti autorità civili e militari con una rappresentanza dei carabinieri in servizio e in congedo. La fede in Gesù Cristo ci consente di avere una relazione positiva, costruttiva con tutti e con tutto. E di fronte anche a una società che è diventata molto aggressiva, anche fatta di rapporti abrasivi, occorre ricostruire una mentalità, una sensibilità. La festività di oggi ci ha ricordato questa duplice necessità e tutti cerchiamo di essere da questo punto di vista persone disponibili per essere promotori sia di un ethos comune nell'esperienza della fede del Signore, come anche di un pathos comune sempre nell'esperienza del Signore. La Vergine in fondo sta a dirci questo, specialmente in un rapporto contestuale con la società di oggi.